Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu blaženu. Daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E tutti furono colmati di Spirito Santo. In questo modo, così semplice e immediato, gli Atti degli Apostoli, nel brano che abbiamo letto e ascoltato, riassumono il mistero, cioè l'evento salvifico della Pentecoste, senza tanti giri di parole. Tutti furono colmati di Spirito Santo. Svi se napuniše Duha Svetoga. Na taj način, tako jednostavan i neposredan, djela apostolska u odlomku koji smo čitali i slušali, sažimaju o tajstvo, odnosno spasonosni događaj duhova. Bez mnoštva riječi, svi se napuniše Duha Svetoga. Sì, su di Lui, sullo Spirito Santo, per molto tempo il grande dimenticato,
nella teologia cattolica oggi noi sappiamo tante cose, ma le sappiamo come una filastrocca o come una teoria che si insegna con tanta semplicità ai bambini nel catechismo o si proclama con termini dotti agli adulti. Da, o njemu, o Duhu Svetom, dugo zaboravljenom u katoličkoj teologiji, danas znamo mnogo toga, ali znamo kao neku priču iz dječjih vrtića ili kao teoriju, koja se velikom jednostavnošću uči djecu na vjeronauku ili se odraslim osobama navješta učenim riječima. Però, forse io dovrei prendere maggiore coscienza, noi dovremmo prendere maggiore coscienza di che cosa vuol dire veramente essere ricolmi di Spirito Santo, per cogliere tutte le conseguenze importanti per la mia vita, per la nostra vita di oggi. E poi, chi è per me? Chi è per noi questo Spirito Santo, al di là delle consuete formule catechistiche e teologiche? Međutim, možda bih ja trebao postati svjesni, možda bi mi svi morali postati svjesni, što to zapravo znači biti ispunjen Duhom Svetim, da bi mogli shvatiti sve važne posljedice za moj, za naš život danas. A onda, tko je za mene, tko je za nas taj Duh Sveti, izvan uobičajenih katehetskih i teoloških formulacija? Mi viene in mente, in questo momento, la domanda che Gesù pose ai suoi. Voi, chi dite che io sia? U ovom trenutku pada mi na um pitanje koje je Isus postavio svojima. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Forse nella Pentecoste di quest'anno, la Pentecoste della pandemia coronavirus, lo Spirito Santo ci rivolge la medesima domanda. Chi sono io per te? Možda nam na duhove ove godine, na duhove u pandemiji koronavirusa, Duh Sveti postavlja isto pitanje. Tko sam ja za tebe? E qui lo Spirito Santo, come del resto Gesù, non ha bisogno di una risposta opinione, come quelle che si danno ai giornalisti o a coloro che fanno i sondaggi in occasione, per esempio, delle elezioni, o per poter piazzare una merce sul mercato. Gesù e lo Spirito Santo non sono interessati a nessuna competizione elettorale o commerciale. I ovdje Duhu Svetomu, kao u ostalom ni Isusu, nije potreban odgovor mišljenja, kao što se daje novinarima ili onima koji prave ankete, na primjer u povodu izbora ili prilikom plasiranja robe na tržište. Isusa i Duha Svetoga ne zanima ni izborno, ni komercijalno natjecanje. Gesù e lo Spirito Santo attendono da me, da te, una risposta dal cuore. Chi sono io per te? Vale a dire, quale posto, o meglio, quanto posto ha lo Spirito Santo nella mia vita, nella tua vita? Isus i Duh Sveti očekuju od mene, od tebe, odgovori srca. Tko sam ja za tebe? To znači, koje mjesto, ili bolje rečeno, koliko mjesta ima Duh Sveti u mome životu, u tvome životu? Cioè, quanto conta lui
lo Spirito Santo per me, per te. Odnosno, koliko on uistinu znači za mene i za tebe. Voi capite bene che la risposta a questa domanda non può che essere assolutamente onesta e sincera. Inoltre, nessuno potrà sostituirsi a me o a te in questa risposta. Io, tu, siamo interpellati personalmente, ciascuno nel silenzio della propria intimità più profonda. Vi dobro razumijete kako odgovor na ovo pitanje ne može nego biti posve častan i iskren. Osim toga, u ovom odgovoru nitko ne može zamijeniti mene ili tebe. Ja, ti, osobno smo prozvani. Svatko u tišini vlastite najdublje intimnosti. E allora, proviamo a darla questa risposta sincera e personale nei momenti di silenzio che ci propone la liturgia eucaristica. Ecco il primo compito che ci dà in questa Pentecoste lo Spirito Santo. Pokušajmo stoga dati ovaj iskren i osobni odgovor u trenucima tišine koje nam nudi liturgija Euharistije. Evo prvog zadatka kojeg nam Duh Sveti daje na ove duhove. Come Simon Pietro, che anche a nome dei suoi compagni fece la sua professione di fede in Cristo, figlio del Dio vivente, così anche noi siamo chiamati oggi a fare la nostra speciale professione di fede nello Spirito Santo. I poput Šimuna Petra, koji je također u ime svojih ispovjedio vjeru u Krista, Sina Boga živoga, tako smo i mi danas pozvani ispovjediti svoju posebnu vjeru u Duha Svetoga. Ci facciamo accompagnare in questo secondo compito da un grande filosofo, teologo, controversista, il beato John Henry Newman, cardinale di Santa Romana Chiesa, vissuto nel XIX secolo. U ovom drugom zadatku dopustimo da nas prati veliki filozof, teolog i kontroverzna osoba, blaženi John Henry Newman, kardinal Svete Rimske crkve koji je živio u 19. stoljeću. Per il Newman, lo Spirito Santo è la vita del mondo, la vita della Chiesa e la vita dell'anima. Za Newmana je Duh Sveti život svijeta, život crkve i život duše. Lo Spirito Santo, vita del mondo. Com'è dolce ricordare il tempo in cui da bambini andavamo al catechismo e apprendavamo che tutto ciò che esiste è opera di Dio Padre. Egli è il Creatore. Ma con quale energia Dio Padre crea, pone in essere, cioè fa esistere, mantenendo poi nell'esistenza e in movimento armonico l'universo intero, la nostra terra, così da farli diventare abitazione, casa comune? Duh Sveti, život svijeta. Kako je slatko sjećati se vremena kada smo kao djeca išli na vjeronauk i učili da je sve što postoji djelo Boga Oca. On je stvoritelj. Ali kojom energijom Bog Otac stvara,
stavlja u život, odnosno čini da postoji, održavajući u postojanju i skladnom kretanju čitav svemir i našu zemlju, kako bi postali dom, zajednički dom. Questa energia è lo Spirito Santo, il quale giustamente può essere chiamato Spirito Creatore, Spirito Datore di vita, non solo sul piano materiale, ma anche su quello spirituale. Egli infatti è lo Spirito Creatore anche delle nostre anime. Quindi tutto ciò che è creato, compresi noi esseri umani, che siamo unità di corpo e di spirito, è creato in stretta e dolce e dipendenza dallo Spirito Santo. Ta snaga je Duh Sveti, koji se s pravom može nazvati Duhom Stvoriteljem, Duhom koji daje život, i to ne samo na materijalnoj, već i na duhovnoj razini. Doista, On je i Duh Stvoritelj naših duša. Dakle, sve što je stvoreno, uključujući nas, ljudska bića, koja smo jedinstvo tijela i duha, je stvoreno u uskoje i nježnoj ovisnosti o Duhu Svetomu. Ed è in questa dipendenza che la creazione trova la sua stabilità e sicurezza. Pertanto possiamo fidarci dello Spirito Santo ed affidarci completamente a Lui. I upravo u toj ovisnosti sve stvoreno nalazi svoju stabilnost i sigurnost. Stoga možemo vjerovati Duhu Svetomu i potpuno se povjeriti njemu. Lo Spirito Santo è la vita della Chiesa. Per il Newman, la Chiesa è un grande faro acceso sul mondo. E chi lo ha acceso? Chi lo mantiene acceso? Duh Sveti je život crkve. Za Newmana crkva je jedan veliki upaljeni svjetionik na brdu. A tko ga je upalio? Tko ga drži upaljenim? La Chiesa nasce e si mantiene in vita grazie alla presenza e all'opera dello Spirito Santo. Per questo giustamente diciamo che il tempo della Chiesa è essenzialmente il tempo dello Spirito Santo. Crkva je rođena i održava se živom, zahvaljujući prisutnosti i dijelu Duha Svetoga. Zbog toga s pravom kažemo da je vrijeme crkve u biti vrijeme Duha Svetoga. La Chiesa è fondata da Gesù, ma è affidata da Gesù stesso allo Spirito Santo, che è la vera guida di essa. Pietro è guida, ma solo se rimane in comunione con lo Spirito. Se si pone in ascolto dello Spirito. Crkvu je utemeljio Isus, ali ju je sam Isus povjerio Duhu Svetomu, koji je njezin istinski vođa. Petar je vođa, ali samo ako ostaje u zajedništvu s Duhom, ako ostaje u slušanju Duha. Allora, qual è il ruolo della Chiesa? Koja je ondan uloga crkve? La Chiesa è un po' come la scala tra cielo e terra che il patriarca Giacobbe vide in sogno. La Chiesa, cioè, continuando l'opera del Salvatore, non fa altro che ristabilire la comunione tra Dio e l'uomo. Crkva je pomalo nalik ljestvama između neba i zemlje, koje je patrijarh Jakov vidio u snu. Crkva, nastavljajući spasiteljevo djelo, ne čini ništa drugo nego obnavlja zajedništvo između Boga i čovjeka.
ma la scala tra cielo e terra è solo uno strumento per giungere al punto d'arrivo. Quindi l'accento va posto non sullo strumento, bensì sul punto d'arrivo. Ali ljestve između neba i zemlje samo su sredstvo da bi stigli na odredište. Stoga naglasak ne treba stavljati na sredstvo, već na odredište. Inoltre, la Chiesa si pone come strumento efficace e autentico del giusto cammino verso Dio non quando si ripiega su se stessa o sul suo Dio, ma quando coinvolge in questa operazione e orienta la sua attenzione sullo sterminato campo di uomini, donne e bambini che hanno fame di pane materiale e spirituale. Nadalje, crkva djeluje kao djelotvorno i vjerodostojno sredstvo ispravnog puta prema Bogu. Nekad se okreće na sebe samu ili na svog Boga, nego kad se uključi u ovo djelo i usmjeri svoju pozornost na beskrajno mnoštvo muškaraca, žena i djece koji su gladni materijalnog i duhovnog kruha. Ecco, lo Spirito Santo è il motore che spinge l'umanità intera nel suo slancio verticale verso Dio, mentre la scala, la Chiesa, è l'elemento facilitatore di questo slancio, nel senso che la Chiesa, alla quale è stato fatto dono della pienezza dell'energia dello Spirito Santo, offre all'umanità il cammino sicuro e veridico affinché essa possa giungere alla meta. Evo, Duh Sveti je motor koji gura cijelo čovječanstvo u njegovu vertikalnom zamahu prema Bogu, dok su ljestve, odnosno crkva, pokretač ovoga zamaha, u smislu da crkva, kojoj je dan dara punine snage Duha Svetoga, nudi čovječanstvu siguran i istinit put da može doći na cilj. Lo Spirito Santo è la vita della nostra anima. Egli è il Paraclito, cioè il difensore e il consolatore della nostra anima, che si è insediato in noi e ha preso possesso della parte più intima e profonda del nostro essere. Duh Sveti je život naše duše. On je utješitelj, odnosno branitelj i tješitelj naše duše, koji se nastanio u nama i preuzeo najintimniji i najdublji dio našega bića. Questo ha prodotto il sacramento del battesimo in noi. To je u nama proizveo sakrament krštenja. Ma se è vera, come è vera, questa presenza dello Spirito Santo nella nostra anima, allora possiamo dire che non solo la nostra anima, bensì tutto il nostro essere è stato trasformato in tempio del medesimo Spirito Santo, in luogo ove egli di fatto dimora e vuole dimorare, perché è lo spirito d'amore. Il beato cardinale Newman così pregava al riguardo. Nel giorno della Pentecoste sei disceso dal cielo sotto forma di lingue di fuoco, un fuoco eterno e increato, per il quale vivono le nostre anime e divengono degne del cielo. Ali ako je istinita ta prisutnost Duha Svetoga, kao što je istina, onda možemo reći da je ne samo naša duša, već i cijelo naše biće
pretvoreno u hram tog istog Duha Svetoga, u mjesto gdje on prebiva i želi prebivati, jer je to duh ljubavi. Blaženi kardinal Newman vezano za to ovako je molio. Na dan pedesetnice s neba si se spustio u obliku plamenih jezika, vječnog i nestvorenog plamena zbog kojega naše duše žive i postaju dostojne neba. Nessuno poi più della Vergine Maria ha compreso e vissuto il mistero dello Spirito Santo, specialmente a partire dal giorno dell'Annunciazione. Ma da quel giorno in avanti, passando in rassegna tutto ciò che ella ha dovuto affrontare insieme con San Giuseppe, possiamo forse, nella nostra devozione verso di lei, aggiungere agli altri titoli sotto i quali la invochiamo e alle litanie con le quali la preghiamo anche questo: Maria, donna mossa solo dallo Spirito Santo. Nitko više od djevice Marije nije shvatio i živio tajstvo Duha Svetoga, posebice od dana navještenja. Ali od toga dana nadalje, prolazeći kroz sve ono s čime se ona morala suočiti zajedno sa svetim Josipom, možda možemo u našoj pobožnosti prema njoj dodati drugim naslovima kojima je zazivamo i litanijama s kojima je molimo i ovo: Mario, ženo potaknuta samo Duhom Svetim. Questo titolo, donna mossa solo dallo Spirito Santo, si incastona benissimo nella spiritualità mariana che noi coltiviamo qui a Međugorje, ove onoriamo Maria come regina della pace e della divina misericordia. Pace e misericordia sono doni squisiti e frutto prediletto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo. Amen. Taj naslov, žena koju je pokretao samo Duh Sveti, savršeno se uklapa u marijansku duhovnost koju njegujemo ovdje u Međugorju, gdje častimo Mariju kao kraljicu mira i Božjeg milosrđa. Mir i milosrđe su izvrsni darovi i izabrani plod prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Amen.